dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, siamo all'interno della clausura, qui oggi per raccontarvi un passaggio, uno stralcio della vita di un uomo che è stato molto importante per Padre Pio da Pietrelcina. Lui venne a mancare proprio il 10 febbraio del 1965. Parliamo di Emanuele Brunatto. Emanuele Brunatto è stato un figlio spirituale di Padre Pio che sicuramente ha conosciuto questi luoghi, ecco, anche da qui dove vi stiamo parlando. E vogliamo raccontarvi proprio un momento saliente della sua vita, il momento della sua conversione. E riprendiamo proprio quanto scritto da lui all'interno della sua autobiografia, dove lui si definisce un pubblicano, nato a Torino nel 1892, impresario di moda, passava da una città all'altra, in Italia, all'estero, era tuffato pienamente nella vita mondana e quindi il nome di Padre Pio per lui era molto lontano dal suo stile, di vita. Però accadde qualcosa di particolare. Si trovava a Napoli nel 1919, quando i giornali cominciarono a scrivere di Padre Pio da Pietrelcina. E proprio in quell'occasione, era giugno, lui quando era a Napoli lesse sul mattino un reportage di un paio di pagine, tutte dedicate a Padre Pio da Pietrelcina. Allora si incuriosì e decise in quello stesso istante di partire per San Giovanni Rotondo. Pensate che lui racconta che scese per errore a San Severo, anziché per Foggia, dato che non c'erano mezzi nel momento in cui scese, lui si fece a piedi tutto il tragitto che porta a San Giovanni Rotondo. La mattina presto però riuscì ad arrivare nella chiesetta del convento ed entrò nella sacrestia. Lui notò subito questo cappuccino che era seduto di fianco ad un inginocchiatoio e ascoltava la confessione di un paesano. C'erano tante altre persone e lui chiese: "Ma è Padre Pio?" E questa persona gli rispose: "Sì, è Padre Pio." Non vedeva il suo viso perché proprio era con la testa curva e che ascoltava direttamente la voce del suo penitente. Allora lui si appoggiò al muro all'altra estremità della sacrestia e cominciò ad attendere. Bruscamente però il confessore, ovvero Padre Pio, alza la testa e guarda dall'altro lato Brunatto. Lui racconta: "Era uno sguardo che mi ha fulminato. I suoi grandi occhi neri erano carichi di collera, di minaccia." Brunatto era sconcertato, i tratti del frate erano accentuati, scrive Rozzi, la barba arruffata, l'espressione la definisce volgare. Un santo quello lì, nella sua testa. Questo viaggio da pazzi e tutti i miei soldi spesi solo per vedere costui e ricevere una tale accoglienza. Allora lui era indignato. Padre Pio però in quel momento abbassa la testa e riprese la confessione col suo penitente. Brunatto allora racconta che un fuoco in quel momento lo attraversò tutto d'un colpo, era invaso da una emozione irresistibile, si allontanò, uscì dalla sacrestia, attraversò quindi la chiesa sempre correndo e si diresse fuori all'aperto, quasi per recuperare un po' d'aria che non aveva più. Le mani si aggrapparono al muro del convento perché lui era scosso, cominciò a piangere, piangeva come un bambino, racconta: "Mio Signore e mio Dio." Allora Emanuele torna in sacrestia, Padre Pio in quel momento però era solo. Il suo viso in quel momento risplendeva di una bellezza soprannaturale, scrive Brunatto, e la sua barba non era più arruffata. Si inginocchia e comincia la sua confessione. Il ricordo risvegliato di botto dei suoi errori scorreva come un torrente, racconta nella sua autobiografia. Si rimproverava alla rinfusa, il vecchio e il nuovo, e quando poi Padre Pio lo fermò proprio in quel momento e gli disse: "Emanuele, non devi ritornare su ciò che hai già confessato. Ciò che il Signore ha perdonato è perdonato. È stata messa là sopra una pietra che non devi più sollevare." La confessione, racconta Brunatto, non fu né troppo lunga né troppo breve. Padre Pio fu semplice, chiaro, umano,
ammonì gravemente Brunato sull'argomento della sua situazione personale, ma non entrò nei dettagli. Poi venne la soluzione. E molte volte, scrive, ripeté le parole rituali: Ego te absolvo, a peccatis tuis. Lui racconta, fu una vera lotta, le parole uscivano quasi per sillabe, si interrompevano, si ripetevano, fischiavano sopra la testa del penitente come delle frecce lanciate contro un nemico invisibile, mentre dalla bocca del confessore esalava un profumo di rose e violette. Infine, poi, come liberato, il padre si alzò, sorrideva con un'aria dolce, maliziosa, il suo sguardo volgeva lontano, nell'avvenire. Il pubblicano, scrive Brunatto, gli domandò di benedirlo. Il cappuccino gli posò le sue mani ricoperte da mezzi guanti sulla testa. Il contatto delle palme stigmatizzate risvegliò il pubblicano nel ricordo della benedizione della primogenitura che aveva creduto di ricevere in sogno qualche anno prima da suo padre. Uno stesso gesto, una stessa sensazione di calore alla nuca, stessa impressione di un fluido misterioso penetrante corpo e anima. Il pubblicano chinò la fronte e baciò lungamente il bordo del saio del cappuccino. Questa è la storia della conversione di quest'uomo che Padre Pio chiamava scherzosamente u francese, per dire il francese, oppure u poliziotto, ma questa è un'altra storia, ve la racconteremo un'altra volta.